Ebbene sì ragazzi, è arrivata la nuova Ferrari Lego Daytona. Questa mi mancava. E ora, non perdiamo altro tempo, iniziamo subito a montarla. Prima però vi faccio vedere come si presenta la scatola. Allora, innanzitutto è 1.8 come gli altri modelli, quindi Bugatti, Lamborghini e Porsche. Modello, come vi ho già detto prima, è un Daytona SP3, la nuova Ferrari. Dicono che sia anche quella più grossa. Pezzi 3.778, quindi non sono pochini. Sui laterali e sopra troviamo il nostro simbolo della Ferrari in rilievo. E poi nella parte di qua troviamo la fiancata della nostra Daytona. Le scatole Lego sono sempre bellissime. Attenzione, ho trovato uno sgarbo, non mi piace questa cosa qui. Può darsi sia stato anch'io, quindi offendetemi nei commenti. Ma ora, se ce la faccio, ve la impugno e ve la tiro fuori. Non ce la faccio. Ce l'ho fatta levare il tappo, grazie a lui. Quindi, aprendo la scatola, troviamo il posteriore della nostra Daytona. Aspettate che ve lo giro di qua, così lo vedete meglio. È un'opera d'arte anche la scatola, c'è poco da fare. Ogni scatola, che pesa 150 kg, è numerata. In questo caso sono 3. Aprendo la nostra prima scatola, troveremo due manuali, che non sono due manuali, ma sono dei libri di Harry Potter. Non so quante pagine, dunque sono 400, non so se lo vedete, 400 e passa pagine a blocco. Sono tantine. Comunque, e sotto ci sono tutte le buste numerate, meno male. Penso sia arrivato il momento di montarla. Io ho già le altre tre, come vi ho già detto, una più bella dell'altra. Quella che mi è piaciuta meno, se posso dire, al momento è la Lamborghini Sian. Però non mi ha colpito più di tanto come le altre. La Bugatti e la Porsche restano le mie preferite. Forse la Bugatti un pochino meglio, anche perché nel costruirla non ho trovato intoppi, è stata piacevole. Perché sì, devono essere anche piacevole le Lego, non devono essere solo cervellanti. Quindi se volete un attimino scaricare la tensione, i pensieri, i problemi, riflettere, comprate una Lego e iniziamo subito ad aprire le prime buste. Numero 1 andata, e infatti è quello che si può vedere, è un po' lo chassis, il retrotreno, quindi ammortizzatori posteriori molto più duri degli altri, poi il motorone V12, infatti guardate un po' come gira, guarda, wow, ho già consumato almeno 10 litri di benzina. Però muovendo la ruota vedete il differenziale. Bellissima. Ora procediamo con la busta numero 2, che andremo a costruire appunto l'avantreno, quindi sospensioni e il blocco anteriore. Mettiamoci subito al lavoro. Ragazzi, ho finito anche la busta numero 2, quindi cosa vuol dire? Che possiamo iniziare il box numero 2. E nel frattempo però vi faccio vedere cosa ho fatto, speriamo di aver fatto punti casini. Eccola qua, avantreno montato. Come si può vedere c'è anche l'asta per far girare le gomme, guardate qua, è spettacolo. Cambio al volante, anche di qua ovviamente va, favoloso. Cambio, tac, si muove anche sotto ma non si vede, fidatevi di me. Dunque, ora nel box numero 2 ci fa fare lo chassis interno, diciamo, quindi con la busta numero 3 andremo a fare tutta la scatolatura esterna e anche un po' l'interno. Che dire, ogni volta è sempre diversa. Ovviamente cambia il modello, cambia il nome, però i componenti sono quelli.
e tutte le volte si ingegnano qualcosa per montarle a modo diverso. Ora ritorniamo un po' al lavoro però, perché sennò... Pacco numero 2, ho scavicchiato e ho aperto. Allora, troveremo i sacchettini dal numero 3 al numero 5. Ti sei iscritto al canale? Guarda quanti soldi ho speso per portare un contenuto nuovo. Dai, fammi questo favore, iscriviti al canale, attiva la campanellina e metti un bel like, un dislike, qualcosa. Ragazzi, siamo andati avanti. Ecco il coprimotore. Quindi vi faccio vedere per l'ultima volta il bestione. Portellone posteriore completato con la parte a vetri per intravedere un pochino il coprimotore. Ora vi faccio vedere un attimino come sta. Eccola qua. È veramente mastodontica questa macchina. Ma ora c'è da capire un attimino come viene fissato il portellone, anzi il porcellone, a tutto il resto. Retro completato e ora iniziamo lo scatolone numero 3. Siete pronti? Tac. Eccolo qua. Ultimi pezzi della macchina, quindi tutto il muso, la parte del paraurti posteriore e i cerchi. Oh, ecco le gomme. Madonna santa, sembra una vedeccia sul Macan, ma sono grossi. Prima porta montata, come si apre? Ali di gabbiano, il leveraggio molto più semplificato rispetto all'altre. Poi tutti i vari dettagli, però ve li faccio vedere dopo, quando è montata. Quindi non fate golosi. Per stasera basta, perché c'ho il collo è in terra e sembra una giraffa. Quindi ragazzi, per stasera basta. Sta prendendo forma. Chi dice che le Lego sono da bimbi? Hanno ragione, sì. Perché comunque quando si cresce bisogna rimanere bimbi ogni tanto. Servono delle distrazioni. È una cosa rilassante. Che però, se date in mano a una persona come me, potrebbe prenderla un po' male, perché finché non è finita non molla. Quindi potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Questa sera basta, ci vediamo domani con forse la fine della macchina. Prima di vedere il risultato finale, che è bello, vi faccio vedere cosa sto facendo. Sto facendo il paraurti posteriore. Arrivati a questo punto qui, mi raccomando, state attenti, perché tutte queste parti nere qua che vedete, quindi gli stellini, sono diversi. Quindi hanno delle misure, alcune hanno delle misure diverse. Quindi mi raccomando, attenzione, perché sennò non vi tornano uguali. Ora siamo quasi all'aggancio del paraurti, ma ci vediamo direttamente alla fine con la nostra Ferrari pronta da consegnare, perché va consegnata. Guarda, una carrozzeria, va consegnata questa macchina. Finalmente l'ho finita e ora ve la faccio vedere. L'ho messa con lo shuttle. A proposito dello shuttle, bellissimo anche lo shuttle. Non è stata una cosa lunga come le altre che sono lì dietro. È stata una cosa fluibile. Esiste? Non lo so, da oggi esiste, va bene? Ma prima di farvela vedere, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel pollicione all'insù o in giù. Detto questo, ora vi farò vedere la mia Ferrari Daytona SP3. Ebbene sì, ce l'ho fatta, dopo tanti sacrifici sono riuscito a comprare una Ferrari. Partiamo subito dal muso anteriore, favoloso. C'è anche il loghetto Ferrari lì sotto, non so se si può vedere, sì, si vede. Allora, sembra un po' una sogliola, una boga, non lo so, sembra un po' un pesce strano, Però vi garantisco che dal vivo è molto più bella, perché come si può notare c'è lo splitter, questa parte qua, che sporge leggermente e dà quel che di cattivo. Qua abbiamo il nostro cofano, vi tappo il numero di telaio, perché poi qui, se non lo sapete, c'è anche il libretto. Questa macchina qua, come le altre tre, quindi la Porsche, Lamborghini e Bugatti, hanno un libretto, tipo il libretto della macchina, che va scaricato direttamente dal sito Lego e vi manderanno poi un attestato di proprietà della macchina col numero di telaio. I cerchi hanno questo disegno a 5 razze, classico appunto della Ferrari Daytona. Le porte sono fantastiche. Guardate un po'.
Il logo Ferrari, se andiamo ad asportare il tetto, lo troviamo anche sui poggiatesta. La potete lasciare anche così, che non è affatto male, anzi, bella. Però dipende dove la mettete, magari vi c'entra un po' più polvere. Quindi, tac, è montato il tetto. Posteriore a queste feritoie che appunto si vanno a riprendere l'anteriore. È particolare, cioè non è una classica Lego, è studiata, si vede che c'è stato uno studio dietro, anche solo il fatto di questi parafanghi qua che sono curvati e dentro ci sono dei bastoncini, quelli di gommosi, quelli morbidi, tipo questi qua, per appunto fargli prendere questa forma. Veniamo dietro, qua troviamo il coprimotore, si può alzare semplicemente tra il dito, apriamo il nostro mano motore ed è bellissimo. Già il fatto che si vedano queste mega rotone dentro è favoloso, ricorda un po' un F40. Sotto appunto c'è il blocco motore, un V12, che però è stato nascosto, diciamo, dal coprimotore sempre logato Ferrari. Guardate anche da questa angolazione qua, che spettacolo. Ed eccola qua in mezzo alle altre. Allora, effettivamente sì, può sembrare quella più grossa, però forse la Lamborghini, forse qualche millimetrino in più, che dite? Boh, fatemelo sapere nei commenti. È una collezione favolosa. Se siete appassionati di questo marchio di macchine, ve le consiglio vivamente. Però vi voglio far vedere anche un'altra cosa: quanto è cambiato il design, lo studio della Lego nel costruire appunto le Lego Technic. Si parte dalla Porsche 911 GT3, che rimane forse la mia preferita, la prima in assoluto, e per poi passare direttamente alla Bugatti. Per quanto mi riguarda, la Bugatti a livello di bellezza, facilità di montaggio, fluidità, non lo so, la metterei a paragone forse con la Ferrari. Per come qualità, come voto, gli do un voto altissimo, gli darei un 9,5. Per poi passare, scavallando un attimo la Ferrari, alla Lamborghini, che va sicuramente all'ultimo posto, non tanto per l'impatto che ha, perché comunque è fantastica, è bellissima anche lei, si vede che c'è stato anche qua un miglioramento rispetto alla Porsche e alla Bugatti, però ho trovato un po' più di difficoltà nel montaggio. Bella perché comunque ha tanti dettagli, se alziamo il vano motore dietro appunto vediamo tutto il motore a vista. E poi passiamo appunto alla Ferrari, che come vi ho già detto prima è la mia preferita, non tanto di bellezza ma per la facilità, la fluidità di costruzione, per l'innovazione che hanno usato davvero nel fare questa macchina qui. Ma ora ragazzi, che vi ho fatto vedere tutte e quattro le macchine, ditemi voi quale vi è piaciuta di più nei commenti, scrivetemelo qua sotto, fatemi una lista, una classifica, se vi è piaciuto questo tipo di contenuti, ve le porterò altri sicuramente. Se non hai una Lego, corri ora subito a comprarla, con il codice sconto Francidero prenderai un bello 0% di sconto, ma sarai appagato, sarai contento, sarai felice. Bisogna sempre rimanere un po' bambini nella vita, mi raccomando, non scordatelo mai. Passioni, hobby e queste cose da bambini servono sempre. Ogni tanto un po' di libertà nel cervello serve. Scrivetemi e seguitemi anche su Instagram, Francidero Official, su TikTok, che si fa dei video che... Vada, su OnlyFans, no, su OnlyFans no, però se facciamo qualche contenuto sporco con le macchine ci potrebbe stare, che dite? Iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché a breve usciranno tanti video golosi, riparte la stagione, ci saranno più visualizzazioni, YouTube sarà più buono con noi creator e quindi speriamo davvero di portare dei contenuti succosi. Mi raccomando, abbiamo in serbo tante cose per voi, ma abbiamo bisogno del vostro supporto, che è preziosissimo. Quindi ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!